Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Ho visto che avete apprezzato la tripletto e allora a quel punto occorre un filo serio e Abrek gentilmente mi ha inviato il 4 mm pentagonale. Questo è il filo più grosso che io abbia mai provato ed è il filo ideale da utilizzare con la tripletto. Rieccoci sul canale. Allora, questo lo utilizzerò con la tripletto su rovi. Riprovo le canne perché l'altra volta ho avuto un risultato scarso, ma perché il filo era quello che era un 3,3, questo è un 4. E voglio vedere fin dove arriva, fin dove è il punto di rottura. Come al mio solito, io lo porto al limite e lo proveremo ovviamente su erba alta e quant'altro. Però prima di provarlo, ne taglio un po' di spezzoni. Taglierò 6-9 spezzoni da utilizzare con la testina e li metterò a bagno per una notte. Perché anche se di plastica, dovete sapere che vanno idratati i fili prima di metterli all'opera, durano di più, sono più elastici e lavorano molto meglio. Quindi questa è la presentazione, li metto a bagno e domani lo provo insieme a voi. Ho atteso 2-3 giorni perché il tempo non permetteva e li ho lasciati a bagno dentro una bacinella, insomma, per idratarli. Questo è il filo che andremo a provare, questo è il filo che ho usato fino adesso, questo è un 3,3, questo è un 4, è un pentafilo a 5 spigoli. Allora usiamo la nostra tripletto. Allora, anche se uso un decespugliatore della serie professionale, qualche anno fa è un 42 di cilindrata nella Olemak a circa 2 cavalli, non è detto che riesca ad avere una buona velocità utilizzandoli così, doppi. Ora ci proviamo, eventualmente li userò singoli, poi accorciando il filo fino alla lunghezza corretta. Ovviamente se avete un decespugliatore molto più piccolo del mio, un 25, un 32, quello che è, un 27, ve lo sconsiglio di utilizzare questa configurazione qua, ma utilizzate soltanto un filo. I fili per intero, nel mio caso, sono lunghi 32 centimetri, quindi vengono fuori due spezzoni da 16. Andiamo a provarlo. Allora, la prima scarpata che ho fatto, ovviamente era soltanto erba, rovi e niente di che, mi sembra aver fatto anche un buon lavoro, ma soprattutto il filo non ne ha risentito per niente, ho ancora i 6 spezzoni integri. Adesso andiamo a provarlo su una boscaglia un pochino più fitta e erba più fitta, più selvatica, diciamo così, e andiamo a vedere come si comporta in quelle condizioni. Lì ci sono anche rovi, ci sono rametti, è un pochino più impegnativo. Se avete visto il video della tripletto, questa è la stessa zona, in pratica le canne ancora le devo tagliare perché sono perennemente in ritardo e nel frattempo qui davanti c'è cresciuta la vegetazione, molto fitta. Allora adesso do una pulita qui, ovviamente tralascerò questo alberello perché insomma questo è un po' troppo. Vediamo come si comporta quando arrivo in prossimità delle canne. Forse ho trovato il filo corretto, il filo più giusto, forse ideale, per questa testina. Allora, guardate cosa ho tagliato. Qui ho tagliato qualche canna del diametro di un pollice e mezzo, pollice mio, non il pollice misura inglese. E non ho il calibro con me. Sono canne verdi, quindi bisogna anche dire che sono un pochino più morbidi di quelle secche. Questo va bene tutto, però
le ho tagliate in scioltezza e soprattutto con l'analisi del filo, questo è importante, ho il filo ancora della stessa lunghezza, gli spezzoni sono tutti uguali e ho pochissimi danni al filo, soprattutto in alcune parti. Allora, vediamo un po', eccolo qui, l'avevo toccato prima, leggermente scoriata soltanto la parte superiore di rivestimento, quella in plastica. Allora, io credo che dal momento che siamo riusciti a tagliare le canne senza riportare danni sul filo, ogni altra prova potrebbe essere superflua, perché se mi taglia canne di quel diametro, penso che con i rovi non abbia nessun tipo di problemi. Ma voglio fare un ultimo tentativo, giusto per chiudere poi il video senza alcun tipo di dubbio, e cerco dei rovi di dimensioni generose e li andiamo a tagliare. Non ho dovuto cercare molto, a casa mia se c'è una cosa che non mancano sono i rovi. E quindi mi sono spostato veramente di pochi metri. Praticamente è un roveto, dai, diciamo che li sto coltivando. Adesso vediamo dove arriviamo. Questo è uno dei rovi più grossi che ho tagliato. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere un po' il diametro. Abbiamo le spine, è più o meno quanto un mignolo, ok? E l'ha tagliato ovviamente in scioltezza, ma quello che mi premeva, al pari di quello che avete visto prima, è vedere un po' la resa sul filo dopo aver fatto questo lavoro. Non ho lavorato molto. Qui volendo con questa configurazione tripletto più il filo Abrek da 4, probabilmente riesco a fare un bel po' di lavoro senza dover sostituire il filo. Ho visto come si sta consumando, praticamente nulla. Il filo è ancora buono, non ho avuto rotture, lo sto esaminando insieme a voi, niente, il filo continua a resistere. Allora, tiriamo un po' le somme. Questa è l'accoppiata vincente, secondo me. Poi, se volete usarla su un'altra testina, va bene lo stesso. Comunque, sulla tripletto ho visto che funziona bene. Abbiamo una coccinella che ci è venuta a trovare. Vieni qua, questo non è il posto per te. Questa la metterei vicino ai pomodori. Il filo alla 4 si è comportato molto bene. È un buon filo, è adatto soprattutto a dei cespugliatori con una certa potenza se lo usate in questa configurazione del doppio filo, altrimenti la utilizzate col filo singolo. Vi riporto qui lo spezzone del montaggio del filo singolo su questa testina e quindi la macchina sforza molto di meno e riuscite a tenere un numero di giri consono per il lavoro che dovete fare. Se avete un decespugliatore poco potente, potete scegliere di montare soltanto 3 fili invece che 6. Ovviamente 6 è riferito alla coppia, sono 2 di qua per 3, 6 fili. Si può montare soltanto anche solo un filo, sempre riferito alla coppia. Ovviamente la lunghezza opportuna e montandone tre così si ha una configurazione con 3 fili, quindi sforza di meno il motore. Quindi se avete un decespugliatore che non è molto potente potete utilizzare questa soluzione qui. Credo che questo, se devo fare questo genere di lavori, sarà la mia prossima configurazione standard, quindi tripletto più filo Abrek da 4 e il pentastellato. Gli altri ancora non li ho provati. Mi mancava il filo da 4, fino adesso ho provato fino al 3, 3, 3 e mezzo. E ho visto che c'è una grossa differenza per questi lavori qui di sottobosco, Poi se dovete fare il prato all'inglese non l'ho provato, ma non credo che sia proprio l'ideale. In quel caso io utilizzerei un filo tondo da 2,5, 2,7 e con quello farei tutto, ma non è questo il caso ovviamente. Bene, ringrazio Abrek per avermi mandato in testa questo filo. Se vi interessa trovate un codice sconto qui sotto, è solo per voi, non è un link affiliato, quindi potete risparmiare qualche cosa. Vi lascio in sovraimpressione il prezzo di acquisto medio di questa matassa di filo e poi vi potete regolare voi, insomma. Bene, spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Adesso è tempo di erba, è tempo di tagliarla velocemente, in modo efficace, e io ho trovato la mia soluzione. Poi voi ovviamente dovete vedere la vostra situazione, però potreste avere uno spunto in più vedendo questo video, vedendo come funziona questo filo in accoppiata a questa testina qua. Se non vi siete ancora iscritti al canale e volete farlo, ve ne sono grato. Attivate poi la campanella, mettete un like se vi è piaciuto il video. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo giovedì prossimo o lunedì, se riusciamo.